Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nella mia rubrica Libri brutti ma bellissimi, in cui voglio presentarvi dei libri che magari possono scoraggiare a una prima lettura, ma guardando più a fondo sono degli autentici tesori. Avete mai sentito parlare del narratore inaffidabile? Questo è un tipo di narratore che spesso viene usato per raccontare delle storie, per esempio picaresche oppure surreali e comunque particolari. Un ottimo esempio è Le avventure del barone di Munchausen, in cui il protagonista, il barone di Munchausen, è un personaggio che racconta la sua vita in prima persona, aggiungendo spesso e volentieri particolari esagerati e inverosimili sulle sue vicende avventurose. Il lettore è trascinato da questa storia e, ascoltando questa voce narrante, immagina delle situazioni che non corrispondono alla realtà, ma che comunque sono molto divertenti e spassose. Ragazzi, il libro di oggi non è Le avventure del barone di Munchausen. Infatti voglio portarvi qualcosa di ancora più elaborato, nonché scritto ai giorni nostri, perché il barone di Munchausen è stato scritto nel 700 e, per quanto interessante e divertente, quindi a seconda dell'edizione che vi ritrovate, magari non è scritto in modo scorrevole. Signore e signori, il libro di oggi è Baudolino di Umberto Eco. Quarto libro di questo importantissimo autore intellettuale italiano, grande figura di spicco del mondo letterario, e talmente di spicco che sono sicuro che qualcuno di voi mi metterà a rogo per aver osato solamente dire che il libro di Umberto Eco può essere considerato brutto ma bellissimo. Ma lasciate che vi spieghi il motivo per cui voglio portare questo romanzo in particolare nella nostra rubrica. Allora, la prima cosa che si nota leggendo questo romanzo è il suo incipit. Un incipit che a mio avviso potrebbe essere stato scritto per allontanare certi lettori che l'autore non considera degni di leggere il suo romanzo. Eh sì, perché Eco ha dichiarato in merito al suo famoso romanzo Il nome della rosa che, in quel romanzo, la prima parte rappresentava una specie di filtro in cui quei lettori che non erano considerati degni di proseguire si fermavano. Invece nella seconda parte c'era la ciccia. E secondo me in Baudolino succede la stessa cosa. Vediamo che cosa ci raccontano i nostri amici di Penne Arruffate riguardo a questo incipit. Tu hai detto prima, è strano, è difficile che un bravo autore faccia un incipit di merda. E invece ci sono bravi autori che sono così famosi, così consapevoli del fatto che loro avranno comunque successo, che si permettono questo. Allora, io non so se leggerlo perché non si capisce un cazzo. Ratispone, anno, domini, mese di dicembre. McLeod Cronica, Baudolini, cognomento de Aulario. Io Baudolino di Gauliaudo, di Le Aulari. Questo è Umberto Eco. Questo è Umberto Eco, ok. Allora, l'inizio di Baudolino. Baudolino, pensate quello che volete di Baudolino, però il primo capitolo è tutto così. Ed è tutto in corsivo, è illeggibile, capito? Cioè, se io quando ho letto Baudolino, io questo capitolo l'ho saltato tutto. E tra l'altro mi sono cagato addosso, perché ho detto, oddio, e se è tutto così? Superato questo incipit, che potrebbe trarre in inganno per la sua difficoltà e per questa sua peculiarità, il lettore legge una storia ambientata nel Medioevo, in cui il protagonista, Baudolino, è una persona che inventa di sana pianta le vicende della sua vita. Lo stesso Umberto Eco ci mette in guardia su questa voce narrante che definisce un bugiardo. Sentiamo direttamente le parole di Umberto Eco. Beh, Baudolino è un ragazzo delle mie terre, dell'Italia del Nord-Ovest, e in questo senso ne ha alcune caratteristiche: lo scetticismo, il senso dell'ironia, lo scarso rispetto per i miti. Poi certamente entra in scena come un bugiardo matricolato. Però è un bugiardo che poi crede talmente alle cose che inventa che ci dedica una vita. Allora, quando a una grande bugia si dedica una vita, non è più una bugia, è un'utopia. Ed eccoci quindi al secondo punto di attenzione, cioè il motivo per cui ve l'ho portato in questa rubrica. Qual è il motivo per cui si leggono romanzi storici? Non è quello di fare un salto indietro nel tempo per immedesimarsi nella vita, nelle società di un'epoca che non esiste più? Il lettore di romanzi storici è interessato a scoprire qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso,
qualcosa che ha a che fare con le nostre origini e con qualcosa che rappresenta il passato. Ma se leggiamo una vicenda ambientata nel passato di un personaggio che racconta la sua storia inventandola di sana pianta, cosa stiamo leggendo? Un fantasy oppure un romanzo storico? Ebbene ragazzi, la mia interpretazione è che sì, quando leggiamo Paudolino, leggiamo un romanzo storico, perché la vicenda, anche se inventata da un narratore bugiardo, attinge comunque all'immaginario e alla realtà del Medioevo. L'ambientazione è realistica, ci sono avvenimenti storici come il sacco di Costantinopoli durante la Quarta Crociata e ci sono personaggi realmente esistiti come Federico Barbarossa. E poi c'è tutta una parte mitologica che evidentemente è stata inventata dal nostro Baudolino e che rappresenta la seconda parte del romanzo, cioè tutto il pezzo è ambientato nel regno del fantasmagorico prete Gianni, un regno immaginario popolato da creature di tutti i tipi che poi sono state anche raccolte dai bestiari medievali, come per esempio gli sciapoti, blemmi, cinocefali e le ipazie, ovvero delle donne, metà donna e metà capro. E addirittura il nostro protagonista si innamora proprio di una ipazia. A questo proposito mi piace proprio ricordare una frase che Umberto Eco scrive a proposito dell'amore e che fa riferimento a questa storia d'amore molto particolare tra Baudolino, un essere umano, e questa satira. Chiedo al nostro buffetto istruito di leggerci questo passaggio importante. Ci ho riflettuto a lungo e dopo mi sono convinto che l'amore perfetto non lascia spazio alla gelosia. La gelosia è sospetto, timore e calunnia tra amante e amata. E San Giovanni ha detto che il perfetto amore caccia ogni timore. Non provavo gelosia, ma cercavo ogni minuto di evocare il suo volto e non ci riuscivo. Ricordavo ciò che provavo guardandola, ma non potevo immaginarla. Eppure, durante i nostri incontri, non facevo che fissarle il volto. Non facevo altro. Un altro punto a favore di questo romanzo è che Umberto Eco è comunque Umberto Eco e spesso i suoi libri sono interessantissimi ma comunque ostici da leggere perché hanno proprio un registro alto, un linguaggio difficile. Baudolino invece è scritto con un linguaggio molto semplice e rappresenta in questo senso un'anomalia nei romanzi di Eco. E no, questa è una cosa giusta perché Baudolino è un fanfarone, un bugiardo e anche una persona poco istruita, quindi la sua voce narrante si adatta bene a questa caratteristica. Vedete quindi che Umberto Eco, nonostante la sua erudizione e la sua cultura, è riuscito ad abbassare il registro dei suoi romanzi per farci immedesimare ancora di più nel personaggio principale. Per concludere, vi dico che Baudolino è certamente un romanzo consigliato. Non fatevi spaventare dall'incipit, leggetelo fino alla fine e vedrete che vi piacerà. Naturalmente, leggerlo non sarà sufficiente, perché la profusione di riferimenti alla cultura medievale che ha inserito il nostro eruditissimo autore ci darà un sacco di spunti per approfondire, per conto nostro, questo periodo storico particolarmente interessante. Grazie a tutti per avermi ascoltato fin qua e alla prossima di Libri Brutti ma Bellissimi. Ciao!